La cosa più inconsueta di questo film è che è raro che in Italia ci possa essere un debutto con un film in costume, così direi anche costoso, con un cast internazionale, una sceneggiatura di un grande scrittore, tra l'altro di grande successo, quindi poi ti chiederò come mai hai accettato di dare questo tuo soggetto a un esordiente. No, lo scenografo del film, e credo che sia raro oggi poter fare dei film così in Italia, no? Sì, hai ragione. Quasi impossibile. Oggi è quasi impossibile, hai ragione. Però si parlava, anzi dicevi, è costato molto. No, non erano i tempi del costo e non è costato molto il film, l'ha detto anche precedentemente Giorgio. Però avevamo due produttori folli, pazzi, che mancano oggi. Mancano molti questi produttori, che volevano farlo, l'hanno fatto, una fatica tremenda, però hanno dato tutte le possibilità, che oggi evidentemente non va. Non, secondo me non ci sono più questi produttori, perché si potrebbe fare veramente dei bellissimi film, ma purtroppo, non lo so per quale motivo, abbiamo un grosso problema noi scenografi, che ci mandano sempre in Bulgaria, in Romania, in Tunisia, in Marocco, non si riesce mai a fare più un film in Europa, anche in Cecoslovacchia, a Bratislava, io ne ho fatti tantissimi. E in Italia ormai quasi non si fanno, oppure se si fanno a Torino, come fosse una città eccezionale, meravigliosa, è bellissima Torino, non metto in dubbio, ma non credo che sia più bella di Roma o più particolare di Roma o di altre città. Beh, la ragione è una ragione economica, cioè il produttore fa i film dove trova il denaro. Io, beh, qui ci sarebbe poi Napoli, ci sarebbe aiuti, in Marocco costa di meno, non è che non è più così. Non è più così, allora perché io faccio preventivi ogni giorno, purtroppo. E andranno in un posto che costerà ancora di meno. Ma forse sì, difatti adesso dovremmo andare forse in Libia. In Libia adesso tra poco, vedrai, metteranno un film commission in Libia, riusciremo a fare i film in Libia, evidentemente. Dobbiamo da noi questi ambienti, l'abbiamo fatto in Borgogna, in Francia, tutti gli interni. Era un castello distrutto, l'abbiamo ricostruito tutto, pazzie che non si fanno più ormai. Poi abbiamo fatto a Campo Imperatore tutta la costruzione del lazzaretto, c'erano degli interni e degli esterni, più esterni che interni. E poi dopo tanti anni, dopo 20 anni, me lo sono rivisto oggi stasera e devo dire che ho fatto tante di quelle cose che non mi ricordavo. Tutte le costruzioni che ho fatto, anche all'interno degli ambienti, interni evidentemente, erano cose che io non mi ricordavo più di aver fatto e di aver fatto con un nostro gruppo di italiani. Perché noi come italiani siamo bravissimi, i nostri costruttori e pittori sono bravissimi, noi andiamo a insegnare appunto in queste, in Romania, in Bulgaria, andiamo a insegnare in Tunisia, in Marocco, però noi evidentemente siamo bravissimi e perdiamo purtroppo anche questi grandi artigiani, stiamo perdendo. E questo mi fa veramente male, perché 20 anni fa, 25, facciamo delle cose bellissime, le abbiamo sempre fatte, anche tuttora, però stanno sparendo questi grandi artigiani. Devo dire che Lise Fayol, che era la produttrice francese, ci amava moltissimo gli italiani, e poi guarda, solamente quella macchina strana che avete visto, no? Che gira attraverso, no? Due persone che a un certo momento mulinano questa macchina, era stata fatta e non si riusciva, dato che Giorgio voleva che girasse molto più forte, perché solamente con la forza di due uomini non riuscivamo a farla girare, oppure molto lentamente. Lui voleva farla girare violentemente anche, e non si riusciva assolutamente con la forza degli uomini. Allora il gruppista, Contino si chiama, mi dice: guarda Baraldi, te lo dico a te, a Baraldi, dico a te, io ci avrei un'idea. Dimmi questa idea, perché a un certo momento non potevo, ormai non sapevamo più che fare. Dice: ma io credo che con un motore di una lavatrice riusciamo a farla muovere, a fare, anzi ti dico una cosa, 3 velocità. Continuo, basta una velocità, non è che a un certo momento. Dice: no, vedrai. E l'abbiamo provata, bravissimo, aveva ragione.
questo motore di lavatrice vecchia, fra l'altro neanche nuova, abbiamo preso una lavatrice, non so dove l'è andata a prendere, siamo riusciti a farlo in tre velocità e dare modo a Giorgio di avere veramente questo catafalco che girava in un modo eccezionale. Questa, no, ti voglio dire questo perché è arrivato da un gruppo di artigiani che l'hanno costruita, da una persona gruppista che lavorava con noi, fra l'altro è uno dei migliori, e invece Lisfaioli era preoccupatissima, e anche Paolo Zaccaria, che fra l'altro un altro bravissimo e grandissimo, purtroppo se n'è andato, produttore, e erano preoccupati perché abbiamo così ricevuto due preventivi dall'Italia e dalla Francia, dei effetti speciali, e c'era una spesa enorme che non si poteva evidentemente fare. Allora ecco perché dico che a un certo momento ci vuole anche il genio italiano per fare queste cose.